The New Stories. La tua informazione libera. Tre uomini sono morti tragicamente nella notte di sabato 23 novembre, mentre viaggiavano in auto per raggiungere un matrimonio. La loro destinazione era a pochi chilometri da Nuova Delhi, ma la strada che Google Maps ha loro indicato li ha portati in una situazione fatale. Nonostante l'applicazione li avesse indirizzati su una strada che sembrava sicura, l'intensa nebbia ha impedito loro di vedere che il ponte sopraelevato che stavano attraversando era incompleto. In un attimo, il veicolo è precipitato nel vuoto. Solo la mattina successiva, i corpi sono stati ritrovati nei pressi di un villaggio. Le autorità locali, confermando il decesso, hanno recuperato le vittime da una barca. Nitin Kumar, 30 anni, e i suoi cugini Ajit Kumar, 35, e Amit Kumar, 30, sono stati identificati grazie ai tabulati telefonici. L'incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle informazioni fornite dall'applicazione, che aveva indicato un percorso non segnalato come pericoloso. La polizia ha già avviato un'inchiesta e ha arrestato 5 persone, inclusi ingegneri e un portavoce di Google Maps, come presunti responsabili. Nonostante il portavoce di Google abbia espresso le sue condoglianze, la tragedia ha scatenato polemiche sul ruolo delle tecnologie nella sicurezza stradale. Secondo quanto riportato, il ponte era già stato danneggiato da un'alluvione nel 2023 e non erano presenti barriere di sicurezza o cartelli d'avvertimento. Mentre proseguono le indagini, molti ritengono che l'incidente sarebbe stato evitabile, accusando Google Maps di negligenza nel guidare gli utenti lungo una strada pericolosa. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.